Sì, ha agito già a due fiate. Sì, mo ripeto. Urgentemente liberate la terrazzina OMP, altrimenti la gara non potrà prendere il via. Grazie. Intanto in pista la Zero completa il proprio giro di quasi 8 chilometri. C'è anche un'escursione leggermente fuori pista. Eccolo al tornantino. Il pilota della Zero, l'apripista, urgentemente, per cortesia, liberiamo la terrazzina, altrimenti la gara non potrà prendere il via. È ormai tutto pronto, la Zero sta per completare il percorso e quindi fra pochissimo, quando sarà tutto ok, quando sarà anche libera la terrazzina di cui prima, partirà il percorso numero 4. metri. Senso di marcia orario, fondo asfalto esterrato, 1225 di asfalto, 710 metri di sterrato. Queste le caratteristiche tecniche del percorso numero 4. Il numero 3, identico, è stato vinto da Fabrizio Mascia davanti a Francesco Rizzello. 7 chilometri e 800 metri. Fra pochi minuti inizierà dunque il percorso numero 4. Prosegue spericolata la corsa, si fa partire della vettura apripista al tornantino del passaggio. Bella spazzolata ed ecco che prosegue. Non appena giungerà al traguardo la vettura Zero, partirà il percorso numero 4. Tempo da battere 7 minuti e 30 secondi. Questa è la prestazione realizzata da Fabrizio Mascia con Ilaria Puzzovio, Skoda Fabia, classe R5. Prende il via il percorso 4. In pista Antonio Forte, Cristian Quarta, Skoda Fabia R5 della Salento Motori. 7 chilometri, 790 metri da percorrere. Vediamo già inquadrato dalle nostre telecamere, pronto l'equipaggio numero 2, Mauro Sant'Antonio,
Cosimo Cataldi, Peugeot 208, classe R5. E parte Mauro Sant'Antonio. La partenza avviene nella corsia di decelerazione, mentre adesso viene utilizzata come partenza di questa prova il percorso 4. Ed ecco che Antonio Forte ha già completato il tratto nello sterrato e si ripresenta alla curva numero 8. Antonio Forte, Cristian Quarta. E intanto parte l'equipaggio numero 3. Fabrizio Mascia, Ilaria Puzzovio. Ecco inquadrato dalle telecamere Antonio Forte, adesso la volta di Mauro Sant'Antonio con la Peugeot 208, classe R5 della Salento Motori. Ecco Sant'Antonio alla Tornantino. Oggi è proprio la festa di Sant'Antonio, il 13 di giugno. Prima perché funzionava. E Fabrizio Mascia si porta al tornante la curva numero 9, guida pulita all'interno, sfiora il cordolo, si porta adesso alla curva 11, poi si ripresenta alla S prima del rettilineo conclusivo. Ed eccolo transitare sul rettilineo il leader provvisorio Fabrizio Mascia con Ilaria Puzzovio. Infatti io mi portavo la tripla mia per il cellulare e per il computer.
e Passaseo transita sotto al ponte Pirelli. Adesso ritorna la curva 8, Antonio Palma si porta verso il tornantino, la curva numero 9 con questa Mitsubishi Lancer classe R4. Eccolo affrontare la curva 10 e la curva 11. Altra piccola variazione rispetto alla configurazione da kart. E arriva sul rettilineo Antonio Palma, Salvatore Malagnino, inseguito dal drone che ci farà vivere le immagini più belle di questa seconda edizione dell'Event Show 2021. Francesco Rizzello di nuovo sul tracciato asfaltato, anche lui inseguito dal drone. Curva 10, curva 11 in rapida successione. Eccolo di nuovo sul rettilineo opposto e poi di nuovo ritorna alla chicane prima del rettilineo conclusivo. Ecco il drone che lo aspetta e lo insegue e passa sotto il ponte Pirelli. Intanto Gabriele Passaseo giunge al tornante numero 9. Francesco Rizzello fa ingresso nel tratto sterrato, c'è il salto subito dopo l'ingresso ed ecco che si alzano le nuvole di polvere lungo i 710 metri del tratto in terra battuta. Prende un po' larga la curva Passaseo, mentre Antonio Palma giunge al tornantino. Eccolo Passaseo inquadrato dalle telecamere, ingresso nel tratto sterrato, le telecamere della produzione WSI si indugiano nell'appunto tratto dove era impegnato Francesco Rizzello. Adesso passaggio velocissimo sul rettilineo per Antonio Palma e Salvatore Malagnino, ritorna sull'asfalto Francesco Rizzello, di nuovo terzo passaggio al tornantino. La quattro ruote motrici, la Super 2000, la Peugeot 207. Si va a completare un altro giro per Francesco Rizzello. Ed ecco che Rizzello va a chiudere, chiude Francesco Rizzello. Siamo in attesa del tempo, sarà veramente importante vedere la prestazione del fortissimo driver salentino di Ruffano. Francesco Rizzello addirittura a solo mezzo secondo da Fabrizio Mascia, 7:22.9. Fabrizio Mascia 7:22.4, Rizzello 7:22.9, solo mezzo secondo. Antonio Forte terzo a 11:01, quarto Mauro Sant'Antonio a 12:09. Non hanno ancora completato Gabriele Passaseo con Maurizio Iacobelli con la Mitsubishi Lancer, identica vettura Lancer per Antonio Palma e Salvatore Malagnino. Ultimo giro anche per loro, per l'equipaggio numero 5 e l'equipaggio numero 6. Intanto è sceso in pista anche l'equipaggio numero 7, Leo Albano e Pasquale Fiorito. Eccoli transitare adesso sul rettilineo opposto a quello di partenza. Eccoli al tornantino, la curva numero 9. Intanto ha fatto ingresso in pista anche l'equipaggio numero 8,
Simone Melcarne, Matteo Bello. Ultimo giro per Antonio Palma e Salvatore Malagnino. Ultimo giro anche per Gabriele Passaseo insieme a Maurizio Jacobelli. Jacobelli, navigatore di Guglielmo Denuzzo, vincitore del Rally di Casarano lo scorso mese di aprile, la 27esima edizione. Navigatore di grande esperienza, ed ecco Antonio Palma al tornantino. Ultimo passaggio per i due driver con la Mitsubishi Lancer. Fra poco avremo anche i loro tempi. Ed ecco che va a chiudere Gabriele Passaseo e Maurizio Jacobelli. Passa per l'ultima volta sul rettilineo per questo percorso 4 Antonio Palma e Salvatore Malagnino. Quinto Gabriele Passaseo, Maurizio Jacobelli. Tempo di 8, 10 e 5 con un ritardo di 48 secondi dal leader. Scende in pista l'equipaggio numero 9, Francesco Giangreco, Roberto De Maggi, Peugeot 106 Kit, classe K10 Motorsport Scorrano. Antonio Palma, Salvatore Malagnino col tempo di 7:48,7 con un ritardo di 26 secondi dal leader, da Fabrizio Mascia. Quindi primo Mascia, secondo Rizzello, terzo Forte, quarto Sant'Antonio, quinto Palma e sesto Passaseo. Prosegue la gara per Simone Melcarne e Matteo Bello. Ecco l'equipaggio numero 8, inquadrato dalle telecamere. Vediamo Leo Albano impegnato nel tratto sterrato. Francesco Giangreco, navigato da Roberto De Maggi, in uscita dal tornantino. E giunge sul tratto asfaltato Leo Albano con la Super 1006, la Renault Clio della Salento Motori, equipaggio numero 7. Spettacolare il rumore alla cambiata sia per Leo Albano, numero 7, ma anche per Francesco Giangreco, numero 9. E passa Albano, anche lui scoppiettante alla cambiata. Adesso Giangreco l'abbiamo visto transitare sotto al ponte Mafra, posto lì nel tratto sterrato subito dopo l'ingresso. Ecco il numero 8, Simone Melcarne, anche lui nello sterrato. La polvere che si solleva al passaggio degli equipaggi, mentre ha fatto ingresso in pista l'equipaggio numero 11, Giacomo Battista Memmi insieme a Mattia De Micheli, Peugeot 208 classe R2B.
Abbiamo in pista anche l'equipaggio numero 12. Fioravante, primo Ceri con Gabriele Ciullo. Renault Clio Williams, classe N 2000, Casarano, Rally Team. Va a chiudere fra poco l'equipaggio numero 7. Ed eccoli ormai mettersi nella corsia di decelerazione, nel tratto conclusivo. Leo Albano con Pasquale Fiorito, equipaggio numero 7. Fra poco avremo il rilevamento cronometrico. Ed ecco, velocissimi, i cronometristi ci danno il tempo. Sesta posizione per Leo Albano, Pasquale Fiorito, 8 minuti, 5 secondi, 8 decimi. Sesta posizione, 43 secondi di ritardo da Fabrizio Mascia. Intanto l'equipaggio numero 9, Francesco Giangreco, Roberto De Maggi, fanno ingresso di nuovo per un altro giro nel tratto sterrato. Fioravante, primo Ceri, inquadrato dalle telecamere. Eccolo immettersi nello sterrato. Andiamo a seguire Francesco Giangreco e Simone Melcarne con Matteo Bello, transitare sotto al ponte Pirelli. Giangreco al tornantino. Ed ecco che va a chiudere anche Simone Melcarne. Chiude Simone Melcarne con Matteo Bello e questa Renault Clio Williams classe 2000 gruppo A. Equipaggio numero 8. Siamo in attesa del tempo di Simone Melcarne, Renault Clio A2000. Sesti, Melcarne Bello, col tempo di 7.58.8, 36 secondi di ritardo da Fabrizio Mascia. Scivola in settima posizione Albano a 43 secondi dal leader, ottavo Gabriele Passaseo a 48 secondi, primo sempre Mascia, secondo Rizzello, terzo Forte. In pista abbiamo l'equipaggio numero 11, Memmi De Micheli, equipaggio numero 12, primo Ceri, Ciullo. Ben 700 metri di sterrato. Ed ecco l'equipaggio numero 14 impegnato nello sterrato. Si tratta di Pierpaolo Rutigliano e Daniele Di Totero. Daniele Di Totero nel 2020, lo scorso anno, ha preso parte alla prima edizione dell'Event Show come navigatore di Marco Palma, 25esimo assoluto, primo di classe, Racing Start 1006. Adesso invece con Pierpaolo Rutigliano, classe N2000 della Brindisi Corse. Ed ecco sul rettilineo Francesco Giangreco con Roberto De Maggi. In pista anche Giacomo Battista Memmi e Mattia De Micheli. Fioravante, primo Ceri, Gabriele Ciullo. Ecco Memmi, primo Ceri, Rutigliano. Questi i tre equipaggi presenti sul tracciato. Thank you.
Ed ecco che va a completare l'equipaggio numero 11, Memmi De Micheli. Mentre Primo Ceri è all'ultimo giro, adesso è impegnato nel tratto sterrato. Memmi 8, 26 e 6 con un ritardo di 1 minuto e 4 secondi si porta in nona posizione, scivola in decima Francesco Giangreco 8, 27 e 5. Intanto scende in pista l'equipaggio numero 15, Irene Memmi con Alessandro Manco. Ecco l'equipaggio numero 14, Rutigliano di Totero con la Peugeot 206 N2000 della Brindisi Corse. Ecco Fioravante Primo Ceri, ormai è l'ultimo giro. Ecco Irene Memmi uscita dallo sterrato, si porta sull'asfalto. Equipaggio numero 15, inquadrata dalle telecamere, mentre adesso è Fioravante Primo Ceri alla curva 1, sta per chiudere la fatica, eccolo, frena e si porta alla fotocellula che prende il tempo dell'equipaggio numero 12. Fioravante Primo Ceri, Gabriele Ciullo. Partiti alle 11, 28 e 43 secondi. Qualche istante di attesa e poi avremo anche il rilevamento di Primo Ceri Ciullo. A seguire Rutigliano di Totero e poi Memmi Manco. Fa ingresso in pista l'equipaggio numero 16, Mattia Primo Ceri, fratello di Fioravante, con Alessio Portone. Primo Ceri, nono tempo, 8, 12 e 5, con un ritardo di 50 secondi, dal leader Fabrizio Mascia. Vincitore di ben 4 percorsi, 4 su 4. E dunque Primo Ceri dunque 8, 12 e 5 a 50 secondi e 1, nona posizione. Scivola in decima Giacomo Memmi, undicesimo Francesco Giangreco. Ingresso in pista per l'equipaggio numero 18, per il duo bresciano Luca Capoferri, Lorenzo Pagnoni, Peugeot 106, classe A1006 della Casarano Rally Team. Ecco la S prima del rettilineo conclusivo, sta per giungere l'equipaggio numero 15, inseguita dal drone Irene Memmi con Alessandro Manco, Renault Clio N2000 della Salento Motori. Adesso è impegnato Mattia Primo Ceri
nello sterrato, seguito dalle nostre telecamere. E adesso è la volta dell'equipaggio numero 14 che sta per chiudere. Pierpaolo Rutigliano e Daniele Di Totero, eccoli transitare, ormai vicini alla conclusione, quasi 8 chilometri duri, impegnativi. 5 chilometri di asfalto e quasi 3 di sterrato. E passa Capoferri, navigato da Lorenzo Pagnoni, già presente qualche anno fa qui nel Salento, Lorenzo Pagnoni, pilota e navigatore bresciano. Irene Memmi al tornantino, la curva 9. Ecco intanto Mattia Primo Ceri, numero 16, con Alessio Portone, Renault Clio Williams, N2000, Casarano Rally Team. Decima posizione per l'equipaggio numero 14, Rutigliano Di Totero, 8, 26 e 2, con un ritardo di 1 minuto e 3 secondi dal leader della gara. Undicesimo Memmi, dodicesimo Gian Greco. Quindi in pista Irene Memmi, Mattia Primo Ceri, Luca Capoferri, e adesso ha fatto ingresso l'equipaggio numero 19. Gianluca Antonio Santo con Riccardo Indino, Peugeot 106 N1006 della Motorsport Scorrano. Mattia Primo Ceri, lo scorso anno navigatore del fratello Fioravante, giunsero 21esimi assoluti, secondi di classe N3. Adesso corrono separatamente due fratelli di Ugento, Primo Ceri, sulla pista di casa. Tu stai al bar, no? Non è che... velocissimi i due bresciani, oltre 1000 chilometri per giungere qui nel Salento e prendere parte a questo secondo event show. Eccoli transitare sotto il ponte Pirelli. La passione li ha portati qui da noi, nella terra salentina, sulla pista salentina. Santo Indini. Irene Memmi, tredicesimo tempo, Oppo 45-2, il
insieme ad Alessandro Manco a 1 minuto e 22 dal leader. Ecco l'equipaggio numero 16, Mattia Primoceri. Mattia Primoceri, 25esimo assoluto allo slalom Torre del Nido, la seconda edizione dello scorso mese di marzo. Quindi ha preso parte anche allo slalom Mattia Primoceri, adesso impegnato, inquadrato dalle telecamere. Eccolo transitare dopo la curva 1 e va a completare la fatica. Numero 16 chiude Primoceri, portone. Quella per il primo posto.
andiamo in tempo del numero 19, Sandro Ividino, 8.55.4, un ritardo di 1 minuto e 33. Ecco che va a chiudere anche il numero 20, Forte Nian. Equipaggio numero 21, Francesco Lizzello, insieme ad Aurora Rosano, Citroen DS3, classe Racing Start, turbo benzina 1600. Mentre Giacomo Forte del Sport. E abbiamo in pista anche l'equipaggio numero 22, Russo Sorrone, Citroen C2 Racing Start Plus 1600. Ecco l'equipaggio numero 30 da me.
adesso è l'equipaggio numero 24 a affrontare il tornantino nello sterrato. Marco Palma, Francesco Formosi, 206, ha fatto ingresso in pista anche l'equipaggio numero 25, Pierpaolo Calò, con il suo navigatore Pasquale Giaffreda, Peugeot 106, Resistant 1006 della Casarano dei Ritini. Siamo in attesa del tempo rosso. Purtroppo c'è stato questo disguido, hanno effettuato un giro in meno l'equipaggio numero 20 Forte Niang con la Peugeot 106 N1006 e quindi non viene attribuito loro alcun tempo. Ed ecco transitare l'equipaggio numero 26 sul rettilineo Danilo Memmi, Daniele Ferilli, Peugeot 106 Racing Start 1006 della Casarano Rally Team. L'equipaggio numero 23 Antonio Branca, Mattia Casto, 8 51 e 6.
sono 19esimi in questo percorso 4 con un ritardo di 1 minuto e 29 secondi. Inquadrato dalle telecamere l'equipaggio numero 28, Daniele Coletta, con Mattia Ottaviano, la Peugeot 206 della Max Racing, Racing Start 1006. Eccoli fare ingresso nello sterrato, ancora inquadrati dalle telecamere con questa bella Peugeot di colore arancio, la Peugeot 206 della Max Racing, la scuderia presieduta da Massimiliano Centonze. Ecco l'equipaggio numero 25 a affrontare il tornantino. Pier Paolo Calò, Pasquale Giaffreda, Peugeot 106, Racing Start 1006 della Casarano Rally Team. Il sodalizio sportivo presieduto da Pier Paolo Carra. Sono presenti tutte le scuderie salentine. E non solo, abbiamo anche la Brindisi Corse, abbiamo presente anche piloti che vengono dal nord Italia. E intanto è sceso in pista anche l'equipaggio numero 30, Gianluca Martina, Stefano Gravante, con la Peugeot 106 Racing Start 1006 della Max Racing, e l'equipaggio numero 29 Gianfranco Manco, Vito Maggio, Peugeot 106 Racing Start 1006 della Max Racing. E abbiamo anche l'equipaggio numero 31 Claudio Minnella, Monica D'Innocente, Peugeot 106 Racing Start 1006 della Motor Sport Scorrano. Il sodalizio presieduto da Santo Siciliano, l'ideatore di questo event show pista salentina, che l'11 e 12 di settembre disputerà la seconda prova di questa nuova serie WSE in terra di Bari all'autodromo del Levante di Binetto, poi gran finale 23-24 ottobre qui alla pista salentina in collaborazione con la famiglia Scarcia, proprietaria dell'impianto, e ancora con l'Automobile Club di Lecce. Oh, Master Show intestato a Pirelli. Sì, sì, vi ricordiamo, dopo la conclusione del percorso 6, questo pomeriggio, lo spettacolo conclusivo del drifting by Davide Bannò ed Elena Zaniol, poi le premiazioni e alle ore 18 Master Show Pirelli. I primi 16 si giocheranno il Master Show. Nel 2020 il vincitore risultò Francesco Rizzello, vincitore anche del primo event show pista salentina.
E scende in pista l'equipaggio numero 34. Anthony Fattizzo, Davide Verrazza. Fiat 600 Racing Start 1150. Anche loro della Max Racing. Ed ecco l'equipaggio numero 30. Martina Gravante. Peugeot 106 Racing Start 1600. Siamo ormai gli ultimi equipaggi. Alla conclusione vi daremo la top 10. Il tempo dell'equipaggio numero 27, Sarcinella Casarano, 8, 36 e 7, sono 17esimi, 18esimi, Calogia Freda, 8, 42 e 5, 13esimi, Palma Formosi, 8, 21 e 2, 12esimi, Russo Sorrone, 8, 20 e 6. Ventiduesimi De Marco Carbone 8,52 netti, ventitresimi Santo Indino 8,55 e 4. È stato un solo ritiro, 32 piloti iscritti, si è ritirato l'equipaggio numero 10 già ieri, Ivan Margiotta e Roberto De Maria. 31 i piloti presenti in questa seconda e conclusiva giornata dell'Event Show Pista Salentina edizione numero 2. Ed ecco transitare al tornantino l'equipaggio numero 33. Anna Roberta Perlangeli con Francesco Negro, Peugeot 106 Racing Start 1004 Max Racing. È presente ancora in pista Claudio Minnella e Monica D'Innocente della Motorsport Scorrano e l'equipaggio numero 34 Fattizzo Varrazza. Fiat 600 Racing Start 1150. Ormai siamo alla conclusione di questo percorso numero 4. Venticinquesimo Gianluca Martina e Stefano Gravante. 8,52 e 5 con un ritardo di 1 minuto e 30. Ventunesimi Danilo Memmi con Daniele Ferilli, equipaggio numero 26, 8,47 e 4, 1 minuto e 25 di ritardo dal leader. Equipaggio numero 29 Manco Maggio, 8,36 e 5. 1 minuto e 14 di distacco dal leader. Non abbiamo il tempo dell'equipaggio numero 28 Coletta Ottaviano. Fra poco avremo i tempi di Minnella D'Innocente, Perlangeli Negro e Fattizzo Varrazza. Senza tempo l'equipaggio numero 20 Forte Niang per aver percorso un giro in meno. Ormai siamo all'epilogo, c'è ancora un po' di polvere che si solleva nello sterrato
Ecco sul tratto asfaltato in uscita dallo sterrato la driver Anna Roberta Perlangeli, navigata da Francesco Negro, equipaggio numero 33, transitare al Ponte Motul, al Tornantino. Eccola in uscita verso la curva numero 10. Ormai siamo in conclusione. Bella prestazione per l'equipaggio numero 31, Minnella d'Innocente, 8, 44 e 4, sono ventesimi. Mancano soltanto i tempi dell'equipaggio numero 33, Perlangeli Negro, e dell'equipaggio numero 34, Fattizzo, Barrazza. Ed ecco che fa ingresso nello sterrato Perlangeli, inquadrata dalle telecamere mentre è impegnato alla curva 10, adesso la 11, Anthony Fattizzo con Davide Barrazza. Ormai siamo quasi in conclusione, forse l'ultimo giro per Anthony Fattizzo, che fa ingresso nello sterrato, mentre prosegue nello sterrato Anna Perlangeli con Francesco Negro. Gli ultimi due tempi che mancano, 27 piloti hanno completato, due senza tempo, Forte Niang e Coletta Ottaviano, e ancora gli ultimi due. Per giungere a 31 mancano i tempi dell'equipaggio numero 33, dell'equipaggio numero 34. Un saluto a tutti da Fabio De Paola, ci ritroveremo alle ore 13:30 per il percorso numero 5. Ed ecco ormai verso la dirittura d'arrivo Perlangeli, Anna insieme a Francesco Negro. Fra poco avremo in pista anche Anthony Fattizzo con Davide Barrazza, inquadrata dalle telecamere. Eccola, la numero 33, con la Peugeot 106 della Max Racing, mentre affronta il tornantone, la curva 5, Anthony Fattizzo con Barrazza. Si riporta sotto la nostra postazione sul rettilineo opposto a quello di partenza, al Ponte Motul, giunge al tornantino, la curva 9, su tre ruote la Fiat 600 di Anthony Fattizzo, e va a completa la gara Anna Roberta Perlangeli e Francesco Negro con la Peugeot 106. Tra poco avremo il tempo.